Amici delle freccette, bentornati in questo nuovo appuntamento. Si lascia spazio al circuito femminile con la semifinale della 14ª gara ufficiale Veneto del 7 aprile 2024, che vedrà impegnata Guastella Sara e Cristiano Rossella. In attesa dell'arbitro, le ragazze si stanno scaldando. Derby FGF Lazio in questa semifinale. Intanto il maschile è già partito con grandi partite. Qui alla mia sinistra vedo subito un Agostino e Micheletti, derby di Rambla Steel, con Micheletti che conduce con il punteggio di 1-0. Invece qui subito sulla mia destra Caterino contro Tamares Giorgio, Caterino che conduce sempre per il punteggio di 1-0, un Giorgio che però è in vantaggio di 100 punti. Arriva qui con noi incredibilmente Jacopo Ghirardon, che è arrivato a trovarci. Ancora più in là, 0-0 il parziale tra Ale Whitlock e Carlo Ross, con grande arbitraggio la partita io del presidente regionale Simone Micolini. Arriva l'arbitro che non si trovava, quindi viene sostituito con la grande presenza di Jacopo Ghirardon, appena arrivato qui tra noi, che purtroppo per motivi lavorativi ha dovuto arrivare in ritardo. Altra grande semifinale femminile, ancora sul punteggio di 0-0. Per Stecconi contro Palmieri. Tamares sbaglia la doppia per portarsi 1-1. For the middle, non so. Misura di Ale Whitlock che si porta in vantaggio su Carlo Ross, 1-0. Regia di Vanzini. Renato Pozzetto. Alla partenza il torneo femminile. Subito con 85. Vediamo la risposta. 60. Un buon settore. Purtroppo abbiamo ancora problemi con il game on, non siamo in grado di fornirvi il punteggio in tempo reale. Il massimo che possiamo fare è commentare e darvi i punteggi in tempo reale, appunto. 45 per rimanere a 326 con l'avversario a 381 pronto a tirare. Sessantone. C'è la tripla. 140. E ora la partita si riapre. 262
266, scusate, 220. Questo derby laziale. Chi lo sa? Cattolici contro questo. Ancora alto il punteggio sullo score, 138 a 180 se non sbaglio. Due frecce sul 5. 3 frecce sul 5, 15, 138, 165. Intanto 2-1 il parziale di Micheletti su Agostini. Di Tamares su Caterino e 1-1 il punteggio tra Carlo Rossi e Lewitro. C'è la chiusura da 110, incredibile, 24 frecce, non sarà lei a ripartire. Chiusura di Rossella che conduce per 2-0. Partenza con 3-5.
centone per Sara, che non si arrende. Due a due tra Caterino e Tamares, vede molto equilibrata, Carlo Rosso sotto di un leg, il parziale è 2 a 1 in favore di Ale Whitlock. Micheletti conduce 3 a 1 con Agostini che però è pronto a tirare la doppia, vediamo se riesce a riaprire la partita. Sbaglia, Micheletti ha la match dart per aggiudicarsi la semifinale. E la trova. Primo semifinalista di questa giornata, Andrea Micheletti. Con Sara che riapre la partita con un 22 frecce. Punteggio sul 2 a 1. Forse abbiamo, siamo forse riusciti a sistemare il game on e nella prossima partita, forse, non voglio cantare vittoria, saremo in grado di fornirvi il punteggio aggiornato. Tamares intanto che si porta sul punteggio di 3 a 2 ai danni di Caterino Alessandro, ricordiamo. Ora un leg, dopo un bellissimo 16 frecce, ora un leg da un posto in semifinale. Non riusciamo a vedere bene Stecconi, sappiamo che ha vinto 3 a 2, Stecconi conduce 3 a 2 ai danni di Palmeri, e fisso il punteggio sul 2 a 2 tra Ale Whitlock e Carlo Rossi. Intanto di Rossella, ottimo 95 di Rossella per portarsi a 213, ancora adesso 83 per rimanere a 230. Sara trova ancora una tripla, 80 fatti, 239, 230, il parziale, sono pari, sono lì. Da 30 solamente. Bello il bull finale 25 con 50 fatti per rimanere a 150 di Rossella. 59, anche lei pari in questo match, 140 il punteggio per Sara, 150 per Rossella. Rossella che parte a 19 a 150 per cercare il 114 per chiudere con il 36, ma entrano 38 punti. 112 resta, vediamo la terza freccia, ci deve tirarla al 20, prendendo un 5, 43 fatti, 107 rimane.
7 di Sara. C'è il 57 di Rossella che poi cerca il 10, attenzione, tops. Alta. 67 fatti, 40 resta, 133 Sara. Trovano 85, prima era 48, ora vediamo se Rossella ne approfitta di questa possibile chiusura per portarsi 3-1. 1 la prima, 39 resta. Va a sistemare, a cercare il 7 per sistemare, ma entra un 16, viene 17 fatti. Intanto Tamares ha una match dart per chiudere e aggiudicarsi un posto in semifinale a danni di Caterino. Chiude Rossella da 6, 3, 1, 1 doppio e si porta con una partita di 3-1 ai danni della compagna GF Lazio, Sara Guastella, che parte ora con 30 punti. Vediamo la risposta di Rossella, che ora ha la possibilità di chiudere il match vincendo questo lei. Un'ottima partenza per lei con 85 punti. Vediamo intanto nei campi maschili, Tamares ancora una match d'art da 4 per chiudere. Fuori la prima, fuori la seconda. Si carica per creare la terza. E non c'è. Attenzione, frecce spalmate. Carlo Ross conduce 3-2 su Ale Whitlock, però Ale Whitlock che tira il 40, non trovandolo con le prime due, e non lo trova neanche con la terza. Ora Carlo Ross da 60, ha la possibilità di vincere, aggiudicarsi un posto in questa semifinale. Caterino invece riesce a vincere il leg contro Mr. Sexy Man, Giorgio Tamares. Ora 3-3, decider, con partenza di Caterino Alessandro. Intanto sconfitta di Giovanni Stecconi da parte di Palmieri per il punteggio di 4-3. Tra Carlo Rossi e Ale Whitlock. 140 di Sara Guastella, conduce con il parziale di 131 a 288, scusate, 43, quindi 245, 131 Sara. Però un 17, un 20 singolo e un 1 triplo, 40 punti fatti per rimanere a 91. Resta per Rossella, Sara da 91, trova il 51, pelo sul 20 doppio e bassa la terza, 71 fatti. Vediamo Rossella se riesce a recuperare, c'è il 60 con la prima, alta la seconda. Fatti, 75 rimane, vediamo se Sara ne approfitta per aprire il match, lo riapre, 10 doppio che entra subito, 3-2 il punteggio. Sarà ora Rossella a partire, però, e ha la possibilità.
C'è intanto la vittoria di Alessandro Caterino con un 15 frecce bellissimo, 68 out, 8-20-40 ai danni di Giorgio Tamares, che si impone quindi con il punteggio di 4 a 3. Così a giudicare. Decide anche nell'ultima pedana che manca nel C'era più di due mondi più maschile belli. tra Ale Whitlock e Carlo Ross con pari punteggio, 231 Carlo Ross, 230 Ale Whitlock. Intanto Berlino Palmer dice venazione più sui zeni. Ale Whitlock che si lascia a 48 con Carlo Rosco lo insegue a 185, poi rientra forse due tripli 20, attenzione, 170 fatti di Carlo Rossi per restare a 15, cercava il 25, gli è entrato il rosso. 48 il punteggio di Ale Whitlock, che vediamo adesso si appresta per chiudere. 8 la prima, 40 resta, bassa, attenzione, 10 doppio interna. Ora 15 Carlo Ross per questo decider intensissimo, grande tifo friulano dietro, 7 c'è, doppio 4, 4 interno e ancora 2 interno, 13 fatti, rimane a 2 con Ale Whitlock che lo aspetta a 10, 5 doppio da tirare, vediamo se deciderà di tirarlo o switcharlo. Ecco, nel frattempo appunto qui Sara rimane a 90 ai danni della compagna, che è a 184, se non è a 194, scusate, è a 58. Intanto Ale Whitlock con un 24 frecce si aggiudica il match, scusate, 22 frecce perché era la prima freccia. Ottimi 58 punti di Sara per rimanere a 32. Sono un attimo distratto con i punteggi, faccio un attimo fatica a seguire tutto, scusate. C'è adesso la bella tripletta, un bel centone per rimanere a 36 di Rossella. Sara che tenta il 32 lo trova. Punteggio di 3 a 3, decider anche in questa partita con un bel 20 frecce. E sarà ora Sara a partire. E qui ci si gioca la finale. 36 in partenza per Sara. Ancora la tripla per Sara, sporta con un 81 a 384, insegue la compagna Rossella che ora parte al 19, trova anche un 16 singolo, 54 fatti prima era 364, 20 punti di differenza tra avversari. Questo decider al cardio palma per loro. Fatti, 270 resta, 277 resta. Sara, che era partita ora ad inseguire, trova un 5 triplo con la prima, un 5 con la seconda, un altro 5, 25 punti fatti. Rossella ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Prova un 95, prima era 182, ci sta mettendo il cuore, non ci sono dubbi, vuole la finale. 25 e 60, 85 totali, portarsi a 244, rimanere in corsa. Ancora Rossella, 57, 82, no 80 scusate, per togliere i rotti, rimanere a 102. Ottima risposta di Sara, 85, però resta fuori chiusura, 159 a 102 per Rossella che ora parte al 20, trova un 11, 3
35 fatti, 67 rimane, vediamo. Deve Sara da 159, 20, 40 fatti, no scusate, 93 fatti, era una tripla, 66 a 67. 60. Sara che ha la possibilità di chiudere il match, bassa, rimane a 20, 66 per Sara. Che parte al 18, 1-11 a rovinare la prestazione fin qui fantastica. Rossella, 10 doppio c'è per Sara che vince e si aggiudica un posto in finale. Adesso praticamente